Care famiglie, cari genitori, cari bambini, cari ragazzi, buon pomeriggio. Come forse già sapete, con grande dispiacere, abbiamo dovuto interrompere su ordine dell'Arcivescovo gli incontri di catechismo e tutte le attività collaterali per il fatto che siamo passati in zona arancione. Cari bambini e ragazzi, siamo addolorati di non potervi incontrare e di farvi incontrare tra di voi. Ci siamo resi conto, più che mai, che il catechismo in presenza è un incontro vitale che permette un contatto vivo con il Signore, con i catechisti e i compagni. Ci mancheranno i vostri schiamazzi, le vostre corse nel prato per rientrare tutti sudati e con le scarpe sporche in chiesa e cantare e pregare assieme. Ma non siate tristi, ci rimane ancora una possibilità non meno importante del catechismo, anzi più efficace del catechismo, la Santa Messa Domenicale, nella quale possiamo veramente incontrare Gesù risorto e incontrarci fra di noi come un'unica famiglia nel giorno di festa. Ricordo ai genitori che il Signore è medico dello spirito, dell'anima e del corpo per una salvezza integrale delle nostre persone. Noi siamo anima, spirito e corpo. Se lo spirito, cioè la nostra fede, il nostro rapporto con Dio sta bene, anche l'anima e il corpo stanno bene qualora dovessero patire. Gesù stesso ci provoca dicendo: non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, abbiate piuttosto paura di colui che ha il potere di far morire e l'anima e il corpo. Cari genitori, permettete ai vostri figli di partecipare in tutta sicurezza alla messa domenicale. Vi scongiuro, non togliete loro questo incontro vivente e vitale. Perciò, domenica prossima, vi invito in special modo ad essere presenti a Trepo Grande alle 8:45, a Caporiacco alle 10, alle 11 a Coloredo, oppure alle 18:30 a Vendoglio, secondo le parrocchie del comune di appartenenza. Nella festa di Cristo Re dell'Universo lo invocheremo con tutto il cuore, quale Signore del tempo e della storia, e con Lui la Madonna della Salute che si festeggia sabato 21 novembre e che nel passato ha soccorso le popolazioni contagiate dalla peste bubbonica. Vi dico un'ultima cosa: se tutti insieme salveremo la Messa salverà noi. È ciò che ci serve e ci basta in questo momento. Buona settimana a tutti e arrivederci a domenica.